1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fogli. Perché, beh, intanto grazie a Monica di questa iniziativa, grazie a Erika che sta facendo un grande lavoro, e grazie a tutti voi della pazienza di essere qua oggi pomeriggio. Io sono, se mi trovate un po' così, perché è stata una nottata lunga, perché stamane abbiamo fatto le 5 di mattina in commissione bilancio, dalle 15 di ieri pomeriggio alle 5 stamani mattina, con una mezz'oretta di interruzione. Per cosa? Per buttare via del tempo, purtroppo, perché abbiamo a che fare sempre con delle persone molto poco avvedute, molto poco presenti sul territorio, molto poco legate alle attività produttive, alla gente che lavora. Ho apprezzato tantissimo l'intervento di tutti, ma in particolare di Giovanni Duva, che ha proprio colto l'essenza di quello che deve essere il nostro compito, il nostro lavoro, la nostra missione, cioè quello che noi dobbiamo fare per il territorio. Però, e lì c'entro un attimo dopo, però io la mattina non mi faccio la barba, mi faccio sempre delle domande: chi sono, da dove vengo e dove voglio andare, perché altrimenti diventa un problema. E quindi chi siamo, chi eravamo e chi vogliamo essere sono tre cose essenziali. Ma ancora, con chi stiamo, con chi vorremmo stare, perché ci dobbiamo stare? Perché guardate che poi tutto il resto viene da sé. Cioè, se noi fissiamo degli obiettivi chiari, intanto sappiamo chi siamo noi, chi siamo. Allora io gli ho chiesto alla Monica di farmi trovare la lavagna. Perché? Non per farvi una lezione, però vi voglio lasciare una suggestione. C'erano due pennarelli, uno rosso e uno blu. Secondo voi quello ho preso per primo? Quello blu, mi sembra bene. Allora vi lascio una suggestione e poi da qui si parte. Allora, Giotto mi fa una pippa. Allora, questa è una circonferenza, oppure io l'ho definito un perimetro. Vi dico che faremo, non io perché non sono capace, ma molti qui, stasera ho sentito, io vi riacchiappo tutti. Bisogna fare delle scuole e le faremo. Bravo. Perimetro. Perimetro di che cosa? Perimetro del moderato. Il moderato non è una parolaccia, però assomiglia a rincoglionito. Allora, non l'ho detto nelle varie, ora fate i video così poi dopo dite che Maldini dice le parolacce. Dice allora, il moderato assomiglia a rincoglionito. Perché? Perché, come diceva prima qualcuno, è l'interpretazione che proviene da, diciamo così, una questione storica, no? Che colloca, diciamo, ma il moderato è soltanto una persona che ha un perimetro che non intende superare. Intende non superare. Perché qui dentro c'è la Costituzione, le leggi, il rispetto. Qui fuori c'è quello che suona i campanelli. Suona i campanelli. C'è chi urla. Contro, qui fuori c'è contro l'Europa. Noi siamo europeisti. Perché siamo europeisti? Perché siamo europeisti? Ve la dico una sola. Perché siamo europeisti? Perché la bilancia dei pagamenti italiana vale 280 miliardi di differenza in più per l'Italia. Punto, è assai. Poi vi dico anche tutto il resto del perché siamo europeisti. Ma se si prendesse soltanto l'aspetto, diciamo così, legato al valore dell'impresa nel rapporto con l'area europea,
sono 280 miliardi di sbilancio positivo per il nostro paese. 280 miliardi l'anno. All'anno, sono un'enormità. Oltre a tutto quello che significa essere insieme ad una nazione, ad un gruppo che ha un valore politico, che ha un valore di difesa, che ha un valore, o meglio che dovrebbe averlo, poi se mi dite va cambiata, sicuramente sì, bisogna aggiornarla, certamente sì, bisogna cambiare una serie di elementi e un paradigma che per, diciamo, la qualità della proposta politica e individuale che dobbiamo avere all'interno del sistema europeo, sicuramente sì. Ma non per questo, se io non vado d'accordo con mio figlio lo caccio di casa. Mi siedo, parlo, discuto, cerco di trovare un punto di incontro, la regola del moderato, l'equilibrio, la saggezza. Chi l'ha detto a te, Giovanni? La saggezza. La saggezza, purtroppo viene con gli anni. Bisogna stimolarla e quindi è possibile che si riesca a raccoglierla un pochino anche prima. Ma all'interno di questo perimetro, perché la Costituzione ci va bene così? No, la dobbiamo cambiare. Le leggi che attualmente regolano il sistema paese ci vanno bene così? No, le dobbiamo cambiare. L'Europa così com'è ci va bene? No, la dobbiamo cambiare. Ma non per questo usciamo dall'Europa. La Costituzione non la rispettiamo, le leggi ce ne freghiamo e andiamo davanti ai tribunali a fare le manifestazioni. Non si fa. Non si fa. Stamani Salvini ha fatto ha detto, entrando al tribunale, è la prima volta che entro in un tribunale. Bene, io e Berlusconi ci siamo entrati. Io per 408 udienze e Berlusconi per 3200. E questa è la differenza. E ci siamo entrati sempre con rispetto. E ne siamo usciti più o meno, Berlusconi condannato ingiustamente, ormai ne parlano anche quelli che non sanno nemmeno chi era Berlusconi, è difficile non saperlo, ma insomma, ne siamo usciti indenni. Qual è il problema della giustizia in Italia? Giustizia. Qual è il problema della giustizia? Ce ne sono due. I tempi e l'indipendenza. Allora, dobbiamo lavorare su questo, ma mica per questo dobbiamo dire demoliamo il tribunale di Agrigento, distruggiamo, spariamo i magistrati. Dobbiamo fare assolutamente, dobbiamo rispettarle perché sono parte delle istituzioni dello Stato. E allora, come si fa con Confindustria quando ci si siede e si tratta? Questo governo non sa di cosa si parla, ovviamente, ma bisognerebbe sedersi a parlare. Quando si parla con Confcommercio, con Confartigianato, con Confesercenti, con CNA, eccetera, 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 tutte le organizzazioni datoriali, ci si siede e si parla. Con la magistratura ci si siede e ci si parla. È più complicato? Sì, ma è stata la politica a renderlo complicato. Quando nel 1992 la politica ha deciso di uccidersi, cancellando il 68.1 della Costituzione, che è l'immunità parlamentare, la politica ha deciso di prendere armi e bagagli e consegnarli nelle mani della magistratura. Questo ha fatto. Noi dobbiamo tornare al 68.1, perché altrimenti l'indipendenza del Parlamento e la qualità del lavoro parlamentare non vale più nulla oggi. Perché a seconda di quello che dico o che faccio, vengo in qualche modo, se qualcuno gli viene in mente, acchiappato e dice te intanto vieni qua e si discute. È giusto quello che si è detto prima, non so chi l'ha detto, che non si processa un ministro nell'adempimento delle sue funzioni, ma non sarebbe mai esistito, prima di questa data. Poi se dall'80 al 92 abbiamo fatto delle sciocchezze, può darsi. Ma il cittadino prende atto e cambia. La fluidità della politica che dal 92 in avanti ha cambiato le regole è stata nelle mani del cittadino. Cittadino, ripeto, non so chi l'ha detto prima, me lo sono segnato, ha dato il 40% a Renzi, ha dato il 32% a Di Maio, ha dato il 39% di consenso alla Lega, che oggi è schiantata al 21%. Oggi sta dando spazio e voce a Fratelli d'Italia. Dall'altra parte sta reggendo, ma perché? Perché il cittadino non ci capisce per nulla.
Perché il cittadino, io stamani uscendo alle 5 dalla commissione ho detto non riesco a capire perché il cittadino, cioè come si fa a dare consenso a questa gente. Ma mentre lo dicevo mi rispondevo da solo, perché siamo noi che non siamo in grado di spiegare correttamente il nostro punto di vista e prima di tutto non spieghiamo mai chi siamo. Perché non siamo tutti uguali. Chi l'ha detto prima? Dice, all'inizio della mia esperienza politica ho iniziato perché qualcuno diceva che eravamo tutti uguali. Anzi, senti meglio. È vero. Questo è il luogo comune quando entri in un bar, prendi un caffè e dici, ma tanto voi siete tutti uguali. Allora ti siedi e cerchi di spiegare, ma non hai la forza di spiegarla a tutti. Perché? Perché manca una cosa, che oggi non c'è più. Il voto di opinione. Il voto di opinione, perché io ho fatto 10.600 km con la macchina in campagna elettorale, ho cercato di parlare con più persone possibili, sono andato a parlare con i nostri militanti, amici, iscritti, sono andato a parlare con l'associazione di categoria, ma non ho mica parlato con 1,5 milioni di toscani, perché è lì che cambia. Allora noi dobbiamo ripartire. Avendo oggi Berlusconi una forza e una figura diversa da quella che aveva nel 94, perché oggi ho 52 anni, quando ne avrò 84 probabilmente avrò meno forza, mi piaceranno sempre le belle donne, le belle macchine e la bella vita, voglio dire, quando me le posso permettere, ma non potrò né l'una né l'altra ancora poterle, diciamo così, affrontare come probabilmente le affronto adesso o le affrontavo 10 anni fa. Bene, e la politica allo stesso modo. La politica è uno dei mestieri più faticosi, anzi una missione più faticosa in assoluto. In assoluto, perché se una delle regole principali, anche se sei un bischero, è la presenza. Devi essere presente. O sei presente sui social, o sei presente sulle televisioni, o sei presente fisicamente. Allora noi dobbiamo tornare ad invadere l'opinione delle persone. Cioè, quando qualcuno pensa a fare qualcosa, gli deve venire in mente di chiedere a noi qual è il nostro punto di vista, qual è la nostra opinione. E la nostra opinione deve diventare un elemento di discussione. Oggi noi non siamo neppure considerati nello scenario dell'opinione politica nazionale. Io non posso pensare di avere il primo articolo che riguarda Forza Italia a pagina 18 del Corriere della Sera. Lo voglio a pagina 3, pagina 4. Ciò sta a significare che la nostra carica, diciamo così, nello sfondare il muro della voglia di spiegare il nostro punto di vista, forse è calata. Bene, allora noi abbiamo questo compito. Noi dobbiamo ripartire. Dicevo, all'interno di questa roba qua, per quanto mi riguarda, io intendo Forza Italia come la forza più estremista e rivoluzionaria a livello nazionale. Io sono un estremista rivoluzionario all'interno di un perimetro preciso. Io qui dentro sono uno da attenzionare, perché sono un rivoluzionario. Io voglio cambiare la Costituzione, voglio l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, voglio fare in modo che chi sbaglia paga in tutta la pubblica amministrazione, voglio rendere il pubblico impiego precario come quello privato, consentendo a chi sta nella pubblica amministrazione di essere il più pagato, il meglio pagato, quello bravo deve crescere, deve migliorare, deve andare avanti, ma il cialtrone deve andare a casa. Bravo! Questo è il concetto. Sarà una rivoluzione questo per voi? Ovviamente sì, ma ve lo immaginate? Ora prima non mi ascoltavano, ora qualcuno dice che dirà Massimo Malè. Se poi qualcuno veramente mi sente, diventa un macello, perché questo è un missile sparato in una città, cioè un'esplosione allucinante. Ma bisogna esserlo rivoluzionari, perché altrimenti non si cambia il mercato del lavoro, serve la flessibilità. Il decreto dignità, votato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, perché bisogna essere chiari, votato dalla Lega e da 5 Stelle, con la nostra opposizione, quasi una preghiera facevamo ai nostri colleghi della Lega, diciamo non lo votate, è un irrigidimento del mercato del lavoro, non si possono più prendere ragazzi a tempo determinato, non si può più dare la prospettiva ai giovani di tentare di partire con un nuovo mestiere, non si possono utilizzare i voucher, abbiamo tante attività stagionali, diciamo le attività stagionali sono quelle legate al turismo. Bene, allora facciamo un ragionamento. Allora,
imbarcazioni da diporto, stagionale, più stagionale di quello. È evidente che quando si fa il refitting, quando è che gli armatori fanno il refitting delle barche? A novembre? No, non credo. Si parte ovviamente tutta la parte della primavera e quindi servono persone. Nell'ambiente turistico ovviamente è legato alla stagionalità, ma perché in una delle produzioni più importanti toscane come la viticoltura non c'è la stagionalità? Ovviamente c'è la stagionalità. Perché nella lavorazione e nell'estrazione del marmo, secondo voi si estrae il marmo quando nevica? No, si estrae il marmo a primavera, quindi c'è la stagionalità. Allora, in una parola, perché quando si visita una città d'arte, eccetera, quando si visita in un periodo specifico dell'anno, seppur in momenti particolari, servono quindi una flessibilità, serve la flessibilità del mercato del lavoro. L'Italia è un paese che vive di stagionalità, diversa, alternativa, diversa in ogni realtà, ma vive di stagionalità, quindi servono i voucher e servono i contratti a tempo determinato, serve flessibilità al mondo del lavoro. Dobbiamo cancellare una parola. No al posto fisso. Basta, 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 questa è la rivoluzione, basta, basta sta storia del posto fisso, basta, cancellatela dalla mente dei vostri figli, cancellatela, non c'è il posto fisso, c'è il lavoro, c'è la qualità e il lavoro lo producono solo le imprese. Giovanni me l'ha spiegato bene prima, non esiste null'altro nel mondo se non l'impresa. Dice, ma io lavoro in provincia a Lucca. Sì, ma se io che invece non lavoro in provincia a Lucca e faccio l'imprenditore, non pago le tasse, la provincia chiude. Perché le palanche per arrivare a mantenere lo stipendio non ci sono. Perché tu eroghi servizi e io erogo quattrini e produco lavoro e faccio PIL. Quindi tu mi devi mettere nelle condizioni di lavorare. Quindi la pubblica amministrazione deve essere responsabilizzata nel rapporto con l'impresa. Responsabilizzata nel rapporto con l'impresa è fondamentale. L'imprenditore che va nel municipio piuttosto che in un'altra struttura pubblica a chiedere qualcosa, quando entra il funzionario si deve scattare in piedi e deve dire: sono a sua disposizione, dica. Ma stiamo scherzando? Vi assomiglio a uno di destra? Vi assomiglia uno di destra? No, io sono un moderato rivoluzionario estremista che nel mio comune continua ad avere emigrati zero e non sono mai stato leghista. Non ho mai detto prendo la ruspa e butto giù le baracche. Non ho mai detto vi demolisco le case. Non ho mai detto vi prendo a calci. Non ho mai detto voglio affondare le navi. No, mi sono seduto, ho parlato con le istituzioni e gli ho spiegato che era impossibile per un comune come il mio, 25.000 abitanti, sul mare, città d'arte, città storica, con il 25% di popolazione straniera, integrata, con 57 famiglie che dormono sotto un ponte, 150 che aspettano la casa, non potevo portare altre persone dentro perché altrimenti avrei innescato una bomba sociale. I leghisti del nord che governano le città sono pieni di immigrati, ma vengano a imparare da noi. Questo per dire che cosa? Perché se no altrimenti la riunione contro gli alleati. No, noi siamo un partito politico con un'idea, con un punto di vista, con una collocazione chiara. Noi siamo nel PPE. Ho visto che Giorgetti sta spingendo perché la Lega entri. Magari entrare nel PPE non significa sì, va bene, siamo nel PPE. Entrare nel PPE vuol dire sgrollarsi di dosso tutta quella roba che ho lasciato fuori. Entrare nel PPE vuol dire che tutto quello che c'è qui fuori, quello che è fuori c'è a sparire, perché funziona tutto quello che c'è qui dentro. Quindi va bene, vuol dire che si cambia il paradigma del rapporto loro e si entra in un partito popolare europeo che ha dei valori, che ritiene che la famiglia sia un valore, che ritiene che i valori giudaico-cristiani siano una cosa seria, eccetera. Perché io per esempio il crocifisso sono da quando faccio la prima comunione che non lo porto, quindi è un po' noia. Non è detto che io non vado in chiesa la domenica o non dico la preghierina quando vado a letto, perché sono timorato di Dio. Quindi anche i simboli stiamo attenti ad agitarli, perché delle volte non portano del tutto bene, ovviamente. Quindi noi dobbiamo, se vogliamo essere, non so chi l'ha detto prima, ma anche questo è un ragionamento serio, se noi vogliamo essere maggioranza nel paese, se vogliamo essere maggioranza in Toscana, perché noi in Toscana siamo maggioranza, vi do una notizia,
il centrodestra in Toscana è maggioranza nella mente dei poi vanno a votare e votano al PD. Ma come mai? Perché? 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 Perché dobbiamo offrire alle persone. Ma scusate, ma io. Allora io, va bene, faccio un esempio. Io vendo pennarelli. Vendo pennarelli, ok? Io vi do un pennarello, voi avete bisogno di scrivere sulla lavagna. Vi vendo il pennarello, aprite il pennarello e non scrive. Ma scusi, ma aspetti, gliene do un altro. Dice, guardi, questo è anche rosso, lo so. Riapre il pennarello e non scrive. Ma secondo voi ritorna a comprare pennarelli da me? Alla terza volta dice, io se devo partire da casa, andare alla cartoleria, c'è il Mallegni, mi vende pennarelli che non scrivono, non ci vado più. Se tu vuoi offrire un prodotto e che questo prodotto venga comprato, il prodotto deve avere qualità e prezzo. La politica deve offrire qualità e prezzo. Il prezzo non deve essere alto, troppo. Cos'è il troppo alto? O troppo di qua o troppo di là? Perché noi stiamo nel mezzo? Perché abbiamo questa filosofia. Il prezzo deve essere equilibrato. Né troppo di qua né troppo di là. Perché oggi quando si dice l'offerta economicamente più vantaggiosa non si prende in considerazione, si fa al massimo ribasso, si leva la testa e la coda. Lo dicevano anche alla vecchia Romagna, te lo ricordi perché sei vecchio, Claudio, e quindi io me lo ricordo così pagamento. Ma c'è la pubblicità, dice si leva la testa, si leva la coda e arriva la vecchia Romagna. Perché? Perché quello che sta nel mezzo di solito è buono. Se noi continuiamo a offrire qualità scadente a prezzi troppo alti, nessuno ci compra più nulla. Qualità scadente a prezzi troppo alti. Il nostro territorio vuole equilibrio e vuole qualità. E le persone, se non trovano, perché siamo, attenzione, c'è un altro tema, siamo noi che dobbiamo dimostrare. Purtroppo è così. È dal giorno che abbiamo deciso di scendere in politica che dobbiamo dimostrare che siamo più bravi di qualcosa che qualcuno ha sempre visto in tutta la vita. Quando io sono diventato sindaco di Pietrasanta, avevo 31 anni, per 31 anni io ho sempre visto a governare la mia città, prima il PC, poi Rifondazione Comunista, poi il DS, poi il PDS, cambiava nome, erano sempre gli stessi, e poi Rifondazione Comunista, qualcuno, e qui c'è stato un altro che ha detto una cosa bellissima, bisogna essere curiosi, hai detto te Giovanni, curiosi, dice ma ci sarà qualcos'altro, ma mi fai andare a vedere? Ma mi fai guardare se trovo qualcosa di diverso? La curiosità. La curiosità è lo spirito dello sviluppo. Se non sei curioso, se non hai voglia di guardare avanti, se non hai la voglia di migliorare la condizione in cui vivi, non hai speranza. Non hai speranza. E allora per stimolare la curiosità serve qualità e prezzo. Siamo noi che dobbiamo dimostrare. Ai toscani, i toscani sono abituati a votare a sinistra. Tutti. Sinistra o centro-sinistra? Tutti. Per farli votare di qua, gli devi dare qualcosa di particolarmente stimolante. Perché poi una volta che l'hanno provato non lo mollano più. Ma glielo devi far provare. Glielo devi far provare. Faglielo provare. Offrigli qualcosa che li attiri. Perché noi abbiamo detto da un anno e mezzo a questa parte, l'ho scritto 100 volte sui giornali, vi do l'identikit del candidato giusto per la regione Toscana. Deve essere un ex amministratore pubblico o un sindaco o un assessore. Deve aver fatto qualcosa nella vita, possibilmente l'imprenditore, un manager importante, eccetera, eccetera, ma che conosca la vita amministrativa e pubblica, che abbia un'idea di come funziona un sistema regionale, parlamentare, nazionale, che conosca le regole del gioco e che se abbia una collocazione di equilibrio, un moderato, che provenga da quello che è il Partito Socialista, un democristiano, un liberale, un socialdemocratico. Non ce l'avevamo? Non ce l'avevamo il candidato? Hai voglia te se ce l'avevamo? Hai voglia te se ce l'avevamo? Ce l'avevamo alla grande. Però vige la regola, siccome io ho preso il 27%, allora scrivo. Allora questo è l'altro elemento che noi, hai detto bene, sia chiaro, patti chiara amicizia lunga, io l'ho detto subito ai nostri illustri alleati con i quali io voglio restare per i prossimi 50 anni, sia chiaro, perché io con quello là di Rignano non ci, no, nemmeno ci nemmeno grande solo parlare
parlarne credo che mi sia scivolato qualcosa dalle tasche. Ora non voglio, come dire, spero, quando ne parli bisogna stare, di solito questo è cemento armato, mettetevi lì e potete discuterne, altrimenti è un disastro. Questo qua, tra l'altro, apro una parentesi, aveva fatto un bel giochetto che voleva distruggere il nostro elettorato, portarci via il 4% che ci siamo presi con fatica e arrivare all'8%, e poi dice Forza Italia non c'è più, sono io l'uomo che governa i moderati in questa regione. Piripì, perché è arrivato il Mallegni e tutti voi matti in giro per la Toscana e abbiamo detto no, si fa così. E quindi abbiamo ripreso dall'1,8, e continuo a dire che quello è il dato, perché è quello che mi ha consegnato nelle mani il presidente Berlusconi quando mi ha fatto la nomina al commissario, mi ha detto non arrivi al 3, e io ho detto se non arrivo al 4 mi dimetto. 4,5. Grande Massimo. Che è un risultato, che è un risultato assolutamente ridicolo per quello che noi siamo, perché noi valiamo almeno il 16% in questa regione, almeno il 16%, ma lo sanno anche quelli che non ci hanno votato e che ci stanno guardando con un po' di interesse, dice ma guardiamo un po' cosa fanno questi, guardiamo un po' cosa diranno. Quanta gente torna. E allora io ho detto ai nostri alleati, patti chiari, amicizia lunga, io da qui in avanti mi siedo al tavolo con voi per scegliere i prossimi candidati a sindaco, ma voglio il curriculum vitae, voglio che nella vita abbiano lavorato un giorno, voglio che abbiano lavorato, questa è la prima regola, hanno lavorato? L'esempio è questo, vedete come si fa, no? Buongiorno, l'hai detto bene te prima, piacere, che fai di lavoro? Ma guardi, io sono laureato in giurisprudenza. Sì, bene. Dice, poi che fa? Ma poi guardi, ho avuto l'opportunità, sono stato eletto immediatamente nel consiglio comunale di Lastro Assigna. Dice, ah, bene, poi che ha fatto? Poi ha fatto l'assessore, 3 mandati, eccetera. Poi ha fatto anche il sindaco. Ah, bene. Ora che fa? Allora faccio l'assessore regionale. Poi, dico, ma... Lavoro, quella cosa, lavoro, no? Un ufficio, ma va bene qualsiasi cosa, il tabacchino, lo scopino per te, un lavoro, una roba lavoro, busta paga, quella roba, no? Non indennità di carica, quando arriva il cedolino è scritto indennità di carica, no? Per gli assessori, sì. No, il busta paga, quelle robe, sì, le tasse, INPS, queste cose qua, no? No. E ce ne abbiamo tanti anche di qua. Per me quelli non possono fare niente. Se vogliono portare l'acqua, vogliono dare una pulita alle sedi, tutto bene, vadano a lavorare, imparino a lavorare, si facciano una carriera in qualunque ambito. Va bene qualsiasi cosa. Da vice scopino a capo portatore di camion della spazzatura dell'Erzo che ce l'ho io a casa. Perfetto. Medaglia, incarico, sindaco, deputato, senatore, presidente, fa tutto, senza problemi. Perché prima di tutto devi sperimentare sulla tua pelle la dignità del lavoro. Perché il lavoro è libertà. Altra cosa fondamentale. Grazie. Libertà, attenzione. Stasera mi avete dato degli spunti, ragazzi, alla fine del mondo, avete citato Giolitti, insomma, cioè, voglio dire. La libertà esiste o non esistono le persone libere? Questo è alla base della costruzione di Forza Italia, prima del 93 con l'Associazione del Buon Governo e poi Forza Italia nel 94. La libertà. Il lavoro rende liberi, ma non come c'era scritto ad Auschwitz, Arbeit macht frei. No, perché quella era una bugia, perché li volevano far tra dentro per poi purtroppo ucciderli. No, ma la libertà è legata alla tua capacità di indipendenza. Se sei indipendente, se hai un lavoro, se hai un mestiere, tu fai meglio qualsiasi cosa, dici quello che pensi. Con rispetto, rispettando le leggi, rispettando la Costituzione, rispettando la giustizia, rispettando tutte queste cose qui. Quindi dici quello che pensi con grande equilibrio, con grande rispetto, anche in maniera dura, anche in maniera ruvida, anche in maniera veemente, ma sempre con rispetto, e hai la possibilità di fare qualsiasi cosa. Quindi noi dobbiamo
perché noi dobbiamo produrlo il lavoro, bisogna aiutare le imprese, bisogna dare una mano alle aziende, bisogna fare in modo che crescano, che si sviluppino. E dobbiamo pretendere dignità, dobbiamo pretendere rispetto, dobbiamo dare rispetto, dobbiamo pretendere rispetto dai nostri amici, dai nostri alleati. Chi più ne ha più ne metta, non mettiamo limite alla provvidenza. Altra cosa importante, il nostro elettorato oggi sta molto a sinistra, quindi noi dobbiamo andare a pescare a sinistra, noi dobbiamo andare a pescare in quell'elettorato, perché quell'elettorato, noi dobbiamo parlarci con queste persone, dobbiamo dialogarci con le associazioni, dobbiamo dialogare con tutto quel mondo che sta là. Il mondo del volontariato sta là, bisogna parlarci, bisogna dialogarci. Non bisogna escluderlo perché io sono di destra. No, bisogna parlarci. E gli altri, i nostri alleati, non lo sanno fare. E non hanno, come diceva quel bel filosofo, e diceva la moglie di Cesare, non deve essere soltanto onesta, ma deve anche apparire onesta. Noi non siamo soltanto moderati, ma noi dobbiamo apparire moderati. Noi dobbiamo dimostrare che siamo quello che diciamo. E se dimostriamo quello che diciamo, noi siamo gli interlocutori perfetti per quel mondo che ci votava e non ci vota più. Perché noi dobbiamo dare loro delle risposte precise. Noi dobbiamo tornare a una visione strabica della politica. Mettetevi in mente queste immagini. Vi do due immagini stasera. Il perimetro e lo strabismo della politica. Mercato, povertà. Mercato, povertà. Dobbiamo avere un occhio al mercato, sostenerlo, diminuire le tasse, diminuire il costo del lavoro, dare una mano alle aziende, alle imprese, lo sviluppo, gli investimenti, tutto quanto. E quello che ricavo da lì lo devo dare ai poveri. Perché io devo investire sui ricchi per aiutare i poveri. Loro qui investono sui poveri e ammazzano i ricchi. Bravo. Il mondo finisce. Chiaro? Strabismo della politica. E mi dispiace doverlo dire, lo dico in generale, l'unico contenitore politico oggi in Italia capace di attrarre questo è Forza Italia, basta, non ce ne sono altri. E non dobbiamo andare a cercarne degli altri, ce l'abbiamo, è lì, ce l'abbiamo, è lì che noi dobbiamo lavorare, è Forza Italia. Non vi piace quello, non vi piace quella, lasciate perdere. Andiamo avanti. Se io mi dovevo fermare a chi mi piaceva, ero già andato via da Forza Italia 25 anni fa. Cioè, se io stavo in Toscana con gente che mi ha fatto la guerra dal primo giorno che ho detto buongiorno, mi chiamo Massimo Mallegni. No! Capito? Però dimostri con i voti, prendi i voti, hai consenso, riprendi i voti, hai consenso, vai a finire in galera, riprendi i voti, hai consenso, capiscono che sei una persona onesta, per bene, trasparente, non molli mai. Altra regola fondamentale: se ci credi ci riesci, ma ci devi credere. Se ci credi ci riesci, se ci credi a non fare una cosa ci riesci, non c'è dubbio. Ci metterai un giorno in più, un mese in più, ma ce la fai. L'altra cosa importante che sta qui dentro sono due, sono la sussidiarietà e la solidarietà. Noi non lasciamo dietro nessuno. Non lasciamo dietro nessuno. Nessuno. Dobbiamo aiutare più persone che possiamo. Dobbiamo investire il nostro tempo e aiutare le persone che hanno bisogno. Quando nacquero i circoli Berlusconi li voleva fare per cercare di dare una mano ai territori, entrare nei problemi delle famiglie, entrare nei problemi delle società, dare una mano a quelle persone che non potevano non solo arrivare alla fine del mese, ma non riuscivano a comprare il vestitino al bimbo, i libri di testo, piuttosto mettere insieme il pranzo con la cena. È un'altra cosa che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo tornare a fare solidarietà. Forza Italia si deve preoccupare anche di fare solidarietà. Sì, amici miei, intanto arricchisce lo spirito, ve lo dico io. Perché quando dai una mano a qualcuno che soffre,
torni a casa, stai meglio di come sei partito. Quindi è anche un fatto egoistico, chiaro? Prendetelo così, siete tutti egoisti, compreso me. Vi volete rilassare, vi volete migliorare psicologicamente, andate a aiutare una persona che soffre, tornate a casa, state meglio. E nel frattempo avete dato una mano a una persona che ha bisogno. Non vi preoccupate poi di quello che ci fa con quello che gli date, se il mangiare lo regala. Voi fatelo, date un segnale, date un segno. Forza Italia deve stare vicino a queste persone. L'associazione di volontariato, ma ci sono gente, ci sono persone che sono meravigliose, spendono giornate intere del loro tempo. Io mi sono sentito male qualche tempo fa, all'inizio della campagna elettorale, mi ha preso una pressione al petto, mi hanno caricato sull'ambulanza e mi hanno portato a Pontremoli di corsa, ero a Ulla a fare un comizio. Quindi io, siccome non mi faccio mai gli affari miei, ero sdraiato, due infermieri, un giorno, dico, voi che fate? Infermieri, siete volontari? No, io lavoro, io sono dipendente, no, io sono volontaria, dice la signora. Ah, è volontaria. Sì, io vengo da Como, però mi sono trasferita in provincia di Massa Carrara. Ah, brava. E dove sta la provincia di Massa Carrara? Allora ho pensato, guarda questo, sta, lì si sente male, vuol sapere dove sto. Era anche una venente signora, ma tutta mascherata, eccetera. Dice, questo fa il cascamorto. No, io volevo capire. Dice, no, io sto, mi ha detto, stava a Ulla, eccetera. Ah. Che fa di lavoro? C'è della serie, ma che vuole questo bisdraiato? Dico, no, ero così, per curioso. Lavoro in un ufficio, impiegato. Dico, ah, quindi lei viene? Dice, sì, dice, io vengo 3 volte alla settimana e metto a disposizione 6 ore del mio tempo per dare una mano a chi sta peggio di me. Voglio dire, io non l'ho mai fatto. E me ne pento, amaramente. Ai miei figlioli glielo dico. Mio figlio, i 2 figli, glielo dico. Spendetevi un po' per gli altri, perché questa è la differenza sostanziale anche di come siamo fatti noi, siamo diversi. Quindi, amici miei, abbiamo un lavoro enorme, perché noi dobbiamo spiegare a tutti quelli che se lo sono dimenticato chi siamo, dove stiamo, quello che non vogliamo, quello che vogliamo, le nostre origini. Forza Italia nasce perché nel 92 la politica viene spazzata via dalla magistratura con Mani Pulite, giusto o sbagliato, lascio agli altri. Quando una nazione non fa i conti con se stessa, secondo me sbaglia sempre, quindi voglio dire, non ci siamo mai seduti e non abbiamo mai voluto analizzare fino in fondo il perché si verificano le cose. D'altra parte si inseguono sempre i populismi, abbiamo tolto l'articolo 68.1, abbiamo tolto il finanziamento pubblico ai partiti, abbiamo tolto tutte sciocchezze una dopo l'altra, che portano la politica, come diceva Giovanni, a doversi frugare in tasca. Ha ragione Giovanni. Se intendete fare un'attività politica, la volete fare in un certo modo, sappiate che vi costa tempo, risorse, sacrificio. Togliete tempo alla famiglia, togliete tempo al vostro lavoro, togliete tempo, ma e togliete i quattrini in tasca vostra. È così, ma è questo l'obiettivo, perché questo non è un mestiere. Quello che faccio io, senatore della Repubblica, non è un lavoro, io il lavoro ce l'ho, ce l'ho anche troppo il lavoro. Questo è un periodo della mia vita, è una missione, e la devi interpretare al servizio degli altri. Io vengo contestato talvolta da amici, come parenti, eccetera, eccetera, perché io rispondo a qualsiasi ora del giorno e della notte. L'altro giorno Giovanni ha scritto una roba, io Berga gli ho telefonato immediatamente. Ti ho telefonato o no? Sì. Ecco. Io vi leggo, vi leggo, vi vedo, vi ascolto, faccio tutto, leggo, ascolto, vedo, e vi telefono. Sì. Bisogna stare attenti. No, bisogna stare attenti, nel senso che se volete un'interlocuzione con me, ce l'avete e ce l'avrete e ce l'avrete. Quindi, io sono fiducioso. Ho veramente l'idea che potremmo fare qualcosa di buono, ma lo possiamo fare soltanto partendo da quella tradizione là. Perché io non voglio essere confuso con gli altri. Io li rispetto, io mi chiamo Massimo, l'altro si chiama Antonio, l'altro si chiama Luigi, l'altro si chiama Francesco. Siamo amici, andiamo a cena insieme, eccetera, ma io sto a casa mia. E voglio rispetto per casa mia, non voglio che tu mi venga a zampettare nel giardino. Zampetta nel tuo di giardino. Diceva, il mio è più bello, e io mi preoccupo del mio, non ti preoccupare. Vuoi che ti invito a cena una sera? Ti invito a cena. Comportati bene, lavati le mani prima di venire a cena.
siediti, mangia con la forchetta e col coltello e non con le mani, va bene? Perché serve anche un po' di stile nella vita. La mattina consiglio a tutti, senza offesa per chi ce l'ha, di farsi la barba, farsi la doccia. Non serve essere ricchi per profumare, perché basta una saponetta, ok? Perché a me quelli che arrivano in Senato con le ciabatte, con la camicia di fuori, con la cravatta tutta storta, con sette colori diversi addosso, non vanno bene. E anche questa è una questione di stile. Noi siamo un'altra cosa, ok? Siamo un'altra cosa. L'accostamento dei colori, ma ve lo dico tanto per drammatizzare un po', l'accostamento dei colori non è difficile, non è difficilissimo, insomma, voglio dire. Guarda come sta bene. Ginsino, no, voglio dire. Eppure una maglina, no? Una t-shirt. Meno poi comodare. Hai passato l'esame. Quindi voglio dire, no. Oppure tieni la barba, la tieni, come vedo molti di voi, in ordine, messa bene, eccetera. Se vedete Berlusconi vi dice, come mai c'è la barba? Presidente, la barba la indossa chi vuole nascondere la propria faccia, la propria vita. Lui fa un ragionamento, nel senso che dice, gli piacciono le persone senza, ovviamente. Ma adesso si deve abituare, è stato messo a tutti, anche i suoi collaboratori, c'è Alberto Baracchini, quando crescerà, va, voglio entrare, ma proprio te, sei a fianco al presidente la mattina e la sera. Ma infatti me lo dice, però io mi piace. Quindi, anche lo stile, quindi, il rapporto con le donne. Ma ci vogliamo far insegnare noi il rapporto con le donne? Ma porca puttana! Ci sono due foglie, ce ne sono. Grande Massimo. Rapporto con le donne, a noi non ci batte nessuno. Non ci batte nessuno. Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Bravissima. Maria Stella Gelmini, Presidente dei Deputati. Anna Maria Bernini, Presidente dei Senatori. Vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Ora mi viene da dire, Roberto Calderoni, Vicepresidente del Senato, maschio. Ignazio La Russa, Vicepresidente del Senato, maschio. Roberto Fico, Presidente della Camera, maschio. Dovevo continuare? Allora, ma ci vengono a insegnare a noi. Poi Giovanotti. A noi ci hanno detto che siccome Berlusconi fa brillante con le signore, noi siamo quelli, siamo sessisti, eccetera. Noi siamo persone serie. Noi siamo persone che le cose le fanno con i fatti. Noi siamo persone che hanno messo ai vertici delle istituzioni delle donne brave, capaci, in gamba. Questo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare. La percentuale di donne elette alla Camera e al Senato nei nostri gruppi parlamentari è elevatissima rispetto a quella degli altri. È elevatissima. Fratelli d'Italia al Senato, su 18 senatori, ce n'ha due. Allora, anche su questo dobbiamo spiegare che noi siamo un'altra cosa. Non dobbiamo avere la paura di dirlo, dobbiamo dirlo urlandolo. Dovete dire tutti, che siate iscritti, non iscritti, che siate simpatizzanti, che non siate. Noi siamo l'unica opportunità per questo paese. Siamo gli unici che conoscono il lavoro, siamo gli unici che conoscono le istituzioni, siamo persone che hanno un'esperienza alle spalle, siamo dei moderati, rivoluzionari, estremisti. Questo è... Rivoluzionari, estremisti, moderati, REM, trovate l'acronimo che vi garba di più. Siamo moderati, rivoluzionari, estremisti. E siamo gli unici che possiamo veramente dare qualcosa. Allora, voglio dire, se mi sono scordato qualcosa. Ah, una cosa così, tanto per rendere colorato la questione.
Chi è che ha detto prima? Ho visto Zaia, ho visto De Luca, mi sono piaciuti molto. L'ha detto Francesco Bosi a me oggi. Sì, ma nel mezzo ci siamo noi. Uno da una parte e uno dall'altra. Ma ci siamo noi nel mezzo. Allora noi dobbiamo riprenderci il posto che ci chiedono gli italiani di riprenderci. Perché c'è un pezzo d'Italia che vale almeno il 40% che non è rappresentata dalle forze politiche oggi rappresentate in Parlamento, nei numeri che esistono attualmente. Perché non vanno a votare, perché non ritengono che l'interlocutore che hanno di fronte sia giusto per portare avanti le proprie istanze. Perché è troppo di là, è troppo di qua, e perché si muove in maniera, diciamo così, poco di qualità, poco equilibrata, forse troppo sguaiata. Non si grida, si dicono le cose col giusto, poi se c'è da arrabbiarsi ci si arrabbia, perché moderati non vuol dire coglioni, l'abbiamo detto prima, quindi abbiamo delle regole precise, non superare mai il mio perimetro, io non lo supero all'esterno, ma a te non ti permettere di entrare nel mio perimetro, perché vuol dire che tu stai invadendo il mio rispetto, la qualità della mia vita. La Cinzia ha subito un attacco questi giorni, vergognoso, doveva entrare in consiglio comunale a Montaione e l'hanno attaccata perché con affermazioni del tutto, diciamo così, gratuite e sessiste, che provengono dalla nostra parte politica, dal centrodestra, e hanno fatto di tutto per fare in modo che un altro entrasse al posto suo o quantomeno rimanesse al posto suo e non se ne andasse come aveva già deciso di fare. Questo è vergognoso. Su questa cosa noi non dobbiamo transigere, dobbiamo essere degli estremisti assoluti. Noi pretendiamo il rispetto per i nostri uomini, per le nostre donne, noi pretendiamo il rispetto per la persona. Per la persona. Chiudo con una questione legata all'organizzazione di questo movimento politico. Io ho intenzione di riorganizzare completamente il partito, rispettando tutti i coordinamenti provinciali, il coordinamento cittadino. Jacopo, ti ringrazio che sei qui oggi, mi fa tanto piacere, sei un caro amico, ci conosciamo da tanti anni e sono felicissimo che tu sia presente. Ma dobbiamo riformare, riscrivere tutto il coordinamento regionale. È di una facilità assoluta. Ma è di una facilità assoluta, perché io non sono quello che col dito indica tu sarai, no? No. L'hanno detto i cittadini chi è che deve sedere nel coordinamento regionale della Toscana. Sono i cittadini che hanno dato le preferenze ai vari candidati al consiglio regionale di tutto il territorio della Toscana. Sono loro che hanno detto chi è arrivato prima a Prato, secondo o terzo, chi è arrivato prima a Lucca, secondo o terzo, chi è arrivato prima a Siena, secondo e terzo. Qualcuno ci viene a dire delle primarie a noi. O Giovanni, noi le primarie le facciamo vere. Noi candidiamo i nostri migliori, prendono i voti e questi si occuperanno della vita del partito se lo vorranno fare. Io glielo chiederò. Chiederò a questi qua di occuparsi del futuro del nostro movimento politico. Lo chiederò. Non lo posso chiedere a Jacopo, già se lo occupa alla grande e bene, è il coordinatore comunale eletto e anche il numero due, uno di coloro che hanno raccolto più preferenze a livello toscano. Quindi lui non solo è legittimato dal suo congresso comunale, lui è legittimato dai cittadini di Firenze che gli hanno detto: bravo, continua a fare il tuo lavoro, bravo, sei bravo in consiglio comunale, bravo, rimani a tuo posto. Quindi lavorerò con i coordinatori provinciali. Ieri sera ci doveva essere sta cena dei coordinatori provinciali, Jacopo mi ha detto ha voluto risparmiare, ieri sera ci ha inventato un cielo. No, io ero fissato per ieri sera col mio chef nel mio resort, tutto pronto eccetera eccetera, alle 5 ho chiamato, ho detto guarda lo chef, non vi dico cosa mi ha detto, gli dico guarda stasera posso venire, bisogna andare alla cena, eccetera eccetera, bene, la rifacciamo questa settimana, quindi adesso la riorganizziamo, che si deve fare?
d'altra parte, perché volevo parlare con tutti i coordinatori provinciali e oltre al coordinamento cittadino di Firenze, che sapete la città metropolitana, la grande città c'è il coordinamento cittadino, per dire loro che io su di loro voglio basare tutta l'organizzazione del movimento politico. Tra l'altro molti dei coordinatori provinciali sono stati candidati e hanno preso belle preferenze, quindi voglio dire, su di loro costruiremo il movimento politico del futuro. Poi mi avvarrò della consulenza per quanto riguarda i dipartimenti di personalità qualificate, perché i dipartimenti sono fondamentali e bisogna farli lavorare, bisogna farli produrre, quindi dipartimento per dipartimento dovranno andare a fare incontri, convegni, relazionarsi con le associazioni di categoria, se il dipartimento è legato all'associazione di categoria, all'arte, alla cultura, e c'è cultura. Voglio dire, qui abbiamo a che fare con gente che siamo sicuri che ha un libro in casa, ma siamo altrettanto sicuri che non è suo. Cioè, è passato di lì per caso. C'è gente che non ha mai letto un libro. Non sa nemmeno da che parte s'attacca. La cultura è il petrolio dell'economia del paese. Petrolio dell'economia del paese. Non petrolio del paese, petrolio dell'economia del paese. Senza di quello non siamo nessuno, nessuno. Possiamo star parlando tutto il giorno, eccetera, eccetera. Bisogna studiare a tutte le età. Io mi sono laureato in tarda età e ringrazio Dio che ho avuto la voglia di farlo, perché l'ho fatto per me, non è che vado a fare l'insegnante, no, con tutto il rispetto che ho per gli insegnanti, ovviamente, ma non ci vado perché faccio un altro mestiere. Ma solo mettersi lì, sui libri, studiare, approfondire, eccetera, eccetera, ma ti dà una brillantezza mentale unica, e poi ti offre una collocazione culturale diversa. L'altro elemento che offre la libertà è la cultura. Lavoro e cultura. Perché l'Italia è uscita da quella tragedia dell'analfabetismo, eccetera, da cui era rilegata a fine anni 30, poi tutto il dopoguerra? Perché? Perché si è puntato sulla istruzione. Altro elemento fondamentale, la scuola. Vedete, gli argomenti sono un milione, ovviamente. Quindi io ringrazio ancora Monica dell'opportunità. Il 9 Lorenzo Somigli ha organizzato un bellissimo incontro dove parleremo ancora di queste cose. Io dirò le stesse cose. Ovviamente cercherò di prendere, succhiare dai due altri relatori che sono Gianni Bonini e Tirabassi. L'altro giorno Tirabassi ha fatto un bellissimo articolo che ho girato subito a Berlusconi. Sul sussidiario, dove parla del voto toscano e spiega quello che ho spiegato io. Lui lo spiega meglio perché è più bravo, ma più o meno spiega le stesse cose e dice che siamo una maggioranza che non è presente dove è giusto che sia. Siamo una maggioranza di persone che non trova un interlocutore per poter affidare la propria vita, la propria fiducia. Allora noi dobbiamo essere persone attraenti per fare in modo che i cittadini ci diano la loro fiducia. Quindi siate interpreti ciascuno di voi di questo. Non serve che siate consiglieri comunali, regionali, senatori, deputati, nulla, non serve essere nulla, bisogna essere solo cittadini volenterosi per il loro futuro, per la loro famiglia, per la loro impresa, per la loro prospettiva. Mi raccomando. Avete un'opportunità unica, ve la dovete giocare per voi stessi, non per me. Io campo uguale. Però se voi, in particolare in questa area geografica, dove c'è sempre rosso davanti, che è anche un bel colore, ci hanno fregato anche quel colore lì, voglio dire, no? C'è uno dei più bei colori in assoluto, rosso. Io vesto sempre d'azzurro, però dico rosso, ci hanno fregato il colore. Bene, riprendiamoci anche quel colore lì. Perché se Ferrari aveva pensato alla Ferrari rossa, aveva capito perfettamente che l'avrebbe venduta a una certa qualità di persone. Quindi, mi raccomando, grazie di cuore, grazie di essere stato.